do right now.
Mister Martigoli, allora è tornata una bella esernia, un 2-2, una bellissima partita, è mancato solo un pizzico per poterla vincere. Sì, è stata una bellissima partita, è mancato un pizzico a noi per poterla vincere, ma è mancato un pizzico a loro per farcela perdere. Molte occasioni, soprattutto il secondo tempo, molto aperto con loro che hanno giocato quasi sempre con il portiere, noi che siamo andati in difficoltà e si sono viste tante occasioni. Buon per noi che è arrivato un punto e rimane un po' il rammarico perché in alcune situazioni pensavamo di poter portare a casa la partita. Un punto che vuol dire per questa classifica? Che vuol dire? Che ci sono ancora 3 partite, cerchiamo di portare a casa più punti possibili senza stare a fare troppi conti. Quando abbiamo provato a fare dei conti quest'anno ci siamo sempre trovati male, quindi ci giochiamo la prossima partita con la Cireale e poi le altre settimana per settimana. La buona indicazione è che persi 2 elementi si è ritrovata la Esernia, una coincidenza un po' strana. Ma sicuramente ci siamo combattati, sono state 2 perdite pesanti, soprattutto per l'esperienza che portavano in campo e ci sarà più spazio per chi ne ha avuto meno, soprattutto per i nostri giovani che hanno potuto solo fare qualche minuto fino adesso. Adesso la distribuzione sarà anche per loro un po' maggiore e faremo ancora più esperienza. Una partita bella tirata tra Esernio e Odissea, finisce con un pari come all'andata, ricca di emozioni, si poteva vincere, si poteva perdere. Sì, abbiamo rischiato alla fine anche di prendere il 3-2 finale, che sarebbe stata una beffa, però sinceramente non meritavamo di perdere questa partita. Il primo tempo è stato un po' blando e ci sono state poche occasioni da una parte e dall'altra, però poi il secondo tempo siamo venuti fuori entrambe le squadre e noi dovevamo cercare il pareggio perché eravamo sotto di un gol e siamo andati molto vicini al gol, abbiamo pareggiato meritatamente e abbiamo anche avuto tantissime occasioni per fare il 3-2, però diciamo che tutto sommato il pareggio ci sta tutto e quindi un punto guadagnato qui fuori casa e adesso abbiamo un'altra partita in casa da poter ottenere la salvezza matematica e quindi 3-1. Per la lotta play-out è ancora tutto aperto, il punto di oggi che significa per voi? Il nostro è un punto importante, considerando che adesso abbiamo 2 partite in casa e una fuori casa, e quindi abbiamo tutte le possibilità per poter finire dignitosamente questo campionato. Quindi ci aspettiamo una partita molto difficile in casa perché viene l'Augusta, che anche se è una squadra che è in zona play-out, in zona retrocessione, però verrà Rossano per fare la sua partita, quindi dovremmo stare molto attenti e concentrati e non dovremmo sottovalutare la partita. Augusta e Roma Torino in casa, praticamente la salvezza vostra e anche delle altre concorrenti passa per il campo di Rossano Calabro. Sì, esatto, perché noi avendo 2 partite in casa, soprattutto con 2 dirette concorrenti che stanno sotto, abbiamo l'abilità di lottare, di fare queste 2 partite per portare 6 punti a casa. Poi ci giocheremo il derby, che è una partita affascinante, e quindi faremo il nostro derby con loro, che è una partita bella da fare. Do it.